La colla di farina, quella vera. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Andando in giro per il web ho visto molte ricette della colla di farina, ma la colla di farina, quella vera, quella che usavano le nostre nonne, non l'ho vista da nessuna parte, e allora eccomi qua a darvi la ricetta più antica del mondo, quella con cui le nonne, come dicevano qui in Sicilia, incumavano qualunque cosa. Incumare in siciliano significa incollare. Da voi come si dice incollare in dialetto? Scrivetemelo qua sotto tra i commenti, perché sono veramente curiosa. Andiamo a fare una colla di antica tradizione e di sicura riuscita. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la colla di farina come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra bellissima colla di riso: 400 ml di acqua, 75-80 g di farina 00, 40 g di zucchero, che potremmo anche non usare, ma serve per rafforzare il potere incollante grazie al glucosio della farina, e poi un po' d'acqua indefinita. Io ho preso così uno shortino, diciamo così, per allungare la farina prima di aggiungerla all'acqua. Prendiamo i 400 ml di acqua, versiamoli in un pentolino e mettiamo il tutto sul fuoco a bollire. Fase 2, prendiamo la nostra farina e versiamo a poco l'acqua che avevamo nell'altro bicchierino. Dobbiamo fare in modo che tutta la farina si sciolga senza fare grumi. Basteranno circa 100 ml di acqua da aggiungere a freddo. Alla fine, aggiunti i miei 100 ml di acqua a temperatura ambiente alla farina, quello che avrò sarà una cremina, così, vedete, tipo yogurt. Questa la aggiungeremo all'acqua bollente tra qualche attimo. Non appena l'acqua inizia a bollire, versiamo dentro la nostra cremina e iniziamo a mescolare velocemente. Velocemente, velocemente, lei si rapprenderà in un attimo. Quindi non fatela incollare, casomai abbassate la fiamma. Eccola, eccola. Se dovesse esserci qualche grumetto, potete frullarla con un frullatore a immersione. A questo punto, quando ancora è tutta edibile, non ha sostanze nocive. Adesso a freddo versiamo lo zucchero e mescoliamo velocemente, facendolo inglobare. E come vi dicevo all'inizio, io aggiungerò una puntina di nipagina, che è del tutto facoltativa. Questa servirà da antibatterico, una sorta di conservante antibatterico. Alla fine del nostro rimestare, quello che avremo sarà questo composto liscio e denso. Se lo vogliamo fare rapprendere ancora un poco, riponiamolo sul fuoco e stringiamolo un altro pochino. Quindi alla fine versiamo la nostra colla all'interno di un bel barattolo che possa contenerla. Voilà! E chiudiamo ben bene. La nostra colla si conserverà per a lungo in frigorifero, e per fare in modo che sia sempre ben sterilizzata, vi consiglio, se la mettete in un barattolo in vetro, dopo ogni utilizzo di sterilizzarla in acqua bollente, col barattolo aperto naturalmente, perché se no scoppia. Cioè mettetela a bagnomaria e risterilizzatela, in modo che i batteri non abbiano modo proprio di attecchire sulla colla, per far sì che gli insettini non ambiscano a mangiucchiarsela con il tempo. L'unica cosa che potete fare è aggiungere un cucchiaio di olio di tea tree
o di olio di canfora e mescolare bene. Altra cosa, potete conservarla anche all'interno dei contenitori dei cubetti di ghiaccio e surgelarla in freezer, naturalmente scrivendo ben bene che è colla, specialmente se l'addizionate con la nipagina e con la canfora. Cos'altro vi devo dire? Usatela per appiccicare carta, cartone, cartoncino, carta e legno. Per tutti i lavoretti di creatività potete usarla anche miscelata ai pigmenti per creare delle colle colorate con cui anche scrivere e fare lavoretti. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo e buona colla a tutti! Visto che bella ricetta, sembra appunto di stare in una di quelle cucine vecchie a rimestare con la nostra nonna questa colla, che ha anche un profumo meraviglioso, sa appunto di famiglia. È la colla con cui potrete fare tantissimi lavoretti per i vostri figli, è la colla con cui potete fare in modo che a casa vostra ci sia sempre da incollare all'occorrenza. Unica accortezza, la colla fa, come dicevano gli antichi, le papuzze. Oggi un video misto alla territorialità, perché questa colla qui da noi si usava molto, penso anche nelle vostre regioni, ma la colla di farina richiama quegli insettini che nascono appunto dalla farina e che si nutrono di essa. E allora, per ovviare a questo, possiamo aggiungere un elemento di modernità con un cucchiaino di permetrina, oppure possiamo semplicemente usare un bel cucchiaio di olio di canfora, che a quegli insettini non piace, facendola rimanere molto naturale e quindi rispettare anche quella che è la natura di questa colla, che è una colla fatta in casa. La canfora è un rimedio della nonna. Se non avete la canfora, potete aggiungere, udite udite, del succo d'aglio, anche quello è un deterrente per quegli insettini. Bene, e allora io vi rimando al prossimo video. Prima però vi chiedo un favore, lasciatemi un pollice in su e soprattutto condividete questo video per fare in modo che i contenuti di Arte per Te fluttuino nel web più velocemente. Se volete aiutarmi, questo è l'unica cosa che vi chiedo e vi ringrazio. Io vi aspetto anche su tutti gli altri miei canali, Ombretta è il mio canale di lifestyle, 2 con una K è il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, ma vi aspetto soprattutto su Facebook e su Instagram, i centri propulsori che uniscono tutti i contenuti di tutti i miei 3 canali e da cui vi posso parlare con maggiore immediatezza. Quindi vi aspetto su tutti i miei social, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Un grande bacio, ragazzi, alla prossima volta, ciao!